Namaste. Connettiti con il tuo centro nella posizione della montagna. Abbassa le spalle, sciogli un po' il bacino ondeggiando i coccigi avanti e indietro. Senti l'aria che entra ed esce dalle narici. È quel movimento che piano piano si espande lungo tutta la colonna vertebrale. Il diaframma che preme bene durante l'inspirazione, allargando leggermente le costole e premendo anche un po' verso l'addome. E durante l'espirazione l'addome che si attiva, che preme un po' all'interno. Mentre quest'onda si trasforma in un vortice, iniziando a disegnare piccoli cerchi. I cerchi che si propagano anche verso l'alto, e divengono via via un po' più ampi, ma sempre in base alle tue possibilità, al tuo sentire. Come una spirale che dal basso si eleva verso l'alto, sia in un senso che nell'altro, andandoti a focalizzare sempre di più nella zona del basso ventre, il cosiddetto centro pranico, che attivandosi aiuta, oltre a rafforzare la muscolatura addominale, aiuta anche a mettere in circolo il prana vitale, è il serbatoio più potente della nostra energia vitale all'interno del corpo. E mentre attivando sempre l'addome in espirazione, portando le mani dietro la testa, ruoti il busto in torsione da un lato, inspirando ti riporti al centro sempre abbassando le spalle ed espirando strizzi l'addome e ruoti in torsione dall'altro lato. A ritornare al centro e da quel centro andare ad attivare sempre l'addome, però inclinando il busto, come andare con il gomito verso la cresta iliaca, quindi verso l'osso dell'anca, da una parte e dall'altra, strizzando proprio il fianco e sempre focalizzandoti sui muscoli addominali. Ancora una volta da un lato e dall'altro. E poi da lì, inspirando, porti sulle braccia, sposti il peso sul piede ed espirando, porti giù i gomiti e aprendo l'anca, il ginocchio verso il gomito. Equilibrio, stabilità e ancora focus sugli addominali. Sempre sull'area profonda dell'addome e in modo specifico la parte di lato, quindi gli obliqui da un lato e dall'altro. Ancora una volta da una parte e dall'altra. E poi intreccia le tue mani, le dita delle mani, porta le mani con i palmi al cielo, inspira ed espirando sempre, attivando l'addome all'interno, mezzaluna dinamica, le braccia di fianco alle orecchie. Fino a ritornare su, a sganciare le mani, un braccio avanti e uno dietro, e nel movimento dello sciatore, piegando le gambe, lascia andare giù le braccia, ruoti il busto da un lato e dall'altro. Ancora una volta da una parte e dall'altra e poi lasci cadere le braccia pesanti su un fianco e sull'altro.
Mandi ancora un po' la tua energia nell'addome, chiudi le gambe, i piedi, sciogli un po' le caviglie facendo la piccola marcia sul posto, sollevando i talloni alternati. E ti prepari per fare gli affondi, focalizzandoti soprattutto sempre sull'addome, sulla forza del basso ventre e sulla stabilità. Sposta quindi il peso sul piede, inspiri nell'affondo con le braccia al cielo, espirando passi le braccia da fuori, ritorni e cambio. Inspiro affondo, espiro disegno un ampio cerchio con le braccia, da un lato e dall'altro. Ancora una volta. E poi da qua scendi nell'affondo, rimani e premi l'addome, solleva il ginocchio. Se vuoi estendi anche la gamba in avanti, poi ritorni indietro. Inspiri, espiri. Ovviamente puoi anche tenere il ginocchio flesso, rimanere così. E poi ritorni nella posizione con le gambe unite, sciogli le caviglie, sciogli anche un po' le dita dei piedi. Per fare la sequenza con l'altra gamba. E ancora quindi sposta il peso sull'altro piede, inspira a fondo, espira sul ginocchio, se vuoi estendi anche la gamba, se no mantieni il ginocchio flesso. E poi ritorna, piedi uniti, e di nuovo sciogli, inspira, scendi nella sedia, rimani, respira, abbassa le spalle e risali. E da qua inspira ed espirando, sposta il peso sempre su un piede, solleva il ginocchio e prendilo con le mani, sciogli la caviglia, stai, abbassa le spalle. Mantieni l'equilibrio e inspira, appoggia le braccia su e cambio, schiaccia la luce a terra, schiaccia bene il piede a terra e quando ti senti stabile l'altra gamba. E inspira. Espirando ritorna, sposta di nuovo il peso su un piede, ritorna in affondo, stai là con la gamba dietro, scendi e sali, inspirando scendi più giù, espirando sali, chiudi le mani, puoi intrecciare i pollici, estendi la gamba dietro, appoggia il tallone, guerriero vittorioso, dal guerriero 1 al guerriero 2, apri le spalle, di lato e anche l'anca, quindi il ginocchio rimane sempre in linea col piede, allunga le braccia ma non flettere in avanti la schiena, quindi ritorna a chiudere il bacino in avanti, guerriero 1, e ad aprirlo di lato e ancora su e ultima volta. E estendi la gamba davanti, allunga il busto. Appoggia la mano dove arriva mantenendoti sul piano frontale, udita trikonasana. Dal triangolo esteso il braccio si porta sopra l'orecchio, poi scende verso la terra, ripassa dal centro, apriti bene dalle spalle, risali. E ancora due volte, giù, segui con lo sguardo la tua mano e ritorna su. E piega il ginocchio ancora, risali nel guerriero 2, porta le mani unite, solleva il pallone dietro, apri le braccia, sposta un po' il peso, stacca la gamba dietro, stringi il gluteo, scendi un po' più giù e torna su,
sempre con la schiena bella piatta, le spalle indietro, lo sguardo in avanti. E ritorna. E appoggia e sciogli un pochino i piedi, senti distante la differenza fra i due lati. E preparati a fare questa sequenza dall'altro lato. Sposta bene il peso sull'altro piede. Scendi in affondo, scendi e sali. Chiudi le mani e stendi la gamba dietro, guerriero 1. Senti bene la forza, attiva i glutei e le cosce. Mani al petto, apri l'anca, apri le spalle, guerriero 2. E ritorna il guerriero 1. 4 volte. Apri, senti proprio l'anca che si apre, le spalle che si aprono. E torna su. E ora da lì estendi, sali, scendi un po' con la gamba davanti, estendi, allungati, nuttita triconasana, il triangolo, il braccio sopra l'orecchio, la mano verso la terra, la mano passa dal centro e sale al cielo, e ancora giù e su. E stai, piega il ginocchio, ritorna su, dal guerriero 2 al guerriero 3 in equilibrio, sposta il peso un po' in avanti, apri le braccia, stringi il gluteo, sali e scendi con la gamba distesa. E riporta il ginocchio in avanti e poi il piede a terra. Micro movimenti di aggiustamento nella posizione della montagna, sciogliti un po'. E da qua, ritmo di roller, sposta il bacino destra-sinistra passando per il centro. Quindi sposta proprio il coccige in giù e fai una sorta di mezzaluna, di movimento laterale semicircolare, passando proprio per il centro. E da questo movimento sposta anche il peso sul piede, stacca una gamba, strizza anche l'addome, il fianco, ritorna, sposta il peso, stabilizza e stai. Ok, fermati un istante nella posizione e apri anche le braccia. Ritorna al centro, sposta il bacino, il peso e stai. Stabilizza sempre bene prima il piede, l'alluce che scava bene a terra. Volta da una parte e dall'altra. Per poi ritornare al centro, aprire un po' di più le gambe, aprile anche, quindi le ginocchia bene verso l'esterno, le braccia al cielo e poi da lì da fuori, come prendere energia dalla terra e portarla su. E fuori, giù e su, sempre con la schiena bella piatta. Volte. Fino a rimanere giù e ad allungare il busto un po' a destra, un po' a sinistra con le gambe ferme.
e da lì andare ad appoggiare le mani sulle cosce, estendere le gambe e appoggiare le mani a terra con i piedi paralleli, quindi aprire un po' i talloni, rilassare collo, braccia e spalle, testa in giù. Ripiegare le gambe, srotolare una vertebra per volta e salire pian piano. Inspira al cielo, espirando, chiudi i piedi in avanti. Da qua, inspira di nuovo, braccia al cielo, espirando, porta le braccia giù, come andare a prendere qualcosa dalla terra con le caviglie, le gambe, i piedi uniti, la schiena piattissima, risali, inspira, espira, braccia fuori e giù. Scendi solo fin dove riesci a mantenere bene i talloni a terra, quindi piuttosto scendi un pochino meno e soprattutto lentamente, in modo da sentire bene il tuo punto limite. Ora da qua, quando sali, stringi anche i glutei, sali sui talloni, solleva i talloni, riappoggiali, ritorna giù e ancora tre volte su e stai un istante con i talloni su. E... rimani su e giù con i talloni, stringi sempre i glutei e i polpacci. Ancora due. E uno, e da lì apri leggermente le gambe, rilassa di nuovo, lascia cadere le braccia di qua e di là. E ora apri le tue braccia oppure portale dietro di te in modo da tenere bene le spalle comunque sempre aperte. Guerriero 3, variante, l'equilibrio, variante del guerriero 3 con le braccia dietro oppure con le braccia davanti. Stai, respira, spingi indietro il tallone, attiva l'addome. E ritorna, sposta il peso sull'altro piede e cambia. Puoi rimanere con le braccia dietro di te oppure in avanti, che è un po' più intensa, un po' più difficile, con le braccia di fianco alle orecchie, quindi scegli la tua posizione. E ritorna. E da qua tre bei cerchi solo con le spalle. Abbassa le tue spalle, fletti e collo, fai un mezzo giro, semicerchio col mento, morbido, labbra socchiuse, viso rilassato, fino a fare un cerchio completo e lentissimo, sempre solo fino a dove il tuo collo arriva comodo in un senso e nell'altro. Senza mai forzare, lasciando ciondolare la testa, arrotonda la schiena, puoi piegare un po' le gambe in modo da appoggiare con le mani a terra. Uttanasana, rilassa la schiena, dondola un po', lascia che le gambe e la schiena si allunghino un po', il collo rilassato. E da lì srotola una vertebra per volta. Come appoggiare la schiena contro il muro, risali, testa per ultima, braccia al cielo. Ritorna. Rimani un istante in ascolto degli effetti residui di questa sequenza fluida, dinamica e morbida, a sentire, a percepire il prana che circola
e anche gli effetti più sottili come eventuale formicolio nei polpastrelli delle tue mani o nel centro dei palmi. Goditi l'ascolto di te stesso in ogni momento. Thank you.